amici, buona giornata. Archiviato la prima parte, l'apertura, l'inaugurazione del festival nel migliore dei modi, con tanto pubblico, i favori della critica, veramente due giorni, il 13 e il 14, con l'anello forte di Nuto Revelli, entusiasmanti. Partiamo con la seconda settimana di spettacoli, di incontri. Partiamo con giovedì 19 ottobre, con la neuroscienziata di fama mondiale Maria Pia Abbracchio. Infatti, presso la Biblioteca dell'Università di Genova, via Balbi, alle ore 17, il Festival dell'Eccellenza al Femminile è lieto e orgoglioso di presentare Donne nella Scienza, un incontro straordinario con la scienziata, che tra l'altro è prorettrice della Statale di Milano, autrice con la dottoressa Marilisa D'Amino del libro Donne nella Scienza, in dialogo con la dottoressa Adriana Albini, anch'essa scienziata, che condurrà l'incontro. Vediamo il video di presentazione proprio della neuroscienziata Maria Pia Abbracchio. Buonasera, sono Maria Pia Abbracchio, sono una neuroscienziata e sono molto grata al Festival dell'Eccellenza al Femminile per avermi dato l'occasione di presentare il libro Donne nella Scienza, la lunga strada verso la parità, scritto a quattro mani con la giurista e costituzionalista Marilisa D'Amico, grazie anche alla collaborazione della giovane Cecilia Siccardi. In questo libro noi riscopriamo il ruolo potente delle donne nella scienza, rivelando e ricostruendo storie poco conosciute di scienziate molto brave e brillanti che molto spesso si sono nel passato accontentate di ruoli secondari, di ruoli ancillari perché tenute lontano da studi regolari o tenute lontane dalle accademie, dalle società scientifiche dove si scriveva la storia della scienza ufficiale. Molto spesso, donne che molto spesso hanno soddisfatto la loro volontà di sapere, il loro desiderio di conoscenza, affiancandosi a mariti, a figli o a padri scienziati con i quali lavoravano, producendo dati, illustrando testi scientifici o addirittura scrivendo molto spesso libri divulgativi per ragazzi, pur di soddisfare la loro passione per la conoscenza e la loro sete di sapere. Nel libro ripercorriamo anche la storia della parità nella scienza, a partire da quella parità teorica e completa scritta nella nostra Costituzione, che però poi negli anni ha faticato a realizzarsi in pieno. Sicuramente si è in parte realizzata, ma ancora permangono delle difficoltà, delle carenze, soprattutto per quello che riguarda le carriere femminili e quindi l'accesso ai ruoli apicali, il cosiddetto soffitto di cristallo. Oppure il divario che ancora esiste in alcune discipline STEM, le discipline Science, Technology, Engineering e Mathematics, dove il divario è in parte colmato ma rimane invece ancora molto presente, per esempio nelle scienze ingegneristiche ed in quelle informatiche. Ed infine, nella terza parte del libro, riportiamo le nostre storie, le nostre esperienze personali, le condividiamo, vogliamo in questo modo condividerle con le giovani scienziate per dimostrare che non si deve aver paura delle difficoltà, che le difficoltà ci sono, ma si possono superare con passione, con determinazione e anche chiedendo aiuto quando questo è necessario. Pensiamo che condividere le difficoltà sia molto importante per dar fiducia alle giovani ragazze che spesso, pur avendo passione, si scoraggiano di fronte a carriere molto complesse come le carriere scientifiche. Quindi spero che leggerete questo libro, buona lettura e grazie. Insomma, un appuntamento da non perdere con una scienziata conosciuta in ogni parte del mondo. A tal proposito, il nostro festival e le scienziate Maria Pia Abbracchio e Adriana Albini dedicano l'incontro a tutte le ragazze dello STEM, passate, presenti e future. Ma chi sono le ragazze dello STEM? Sono le ragazze che scelgono corsi di laurea e carriere
tradizionalmente maschili, come nell'ambito STEM, che poi STEM è acronimo di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, dove nell'anno universitario 2021 erano solo il 20% rispetto ai ragazzi. Secondo appuntamento della settimana, questa volta in teatro, sempre al Teatro Duse di Via Bacigalupo a Genova, venerdì 20 ottobre, dove va in scena Edipo Re di Sofocle, esercizi di memoria con quattro voci femminili, di Chiara Guidi, che neanche l'interprete. Con lei sul palco ci sono Angela Burico, Anna Laura Penna e Chiara Savoia. Vediamo il servizio e l'intervista a Chiara Guidi, ringraziando Sara Monteverde per avercelo inviato. Edipo Re di Sofocle per quattro voci femminili. Un'idea di Chiara Guidi che ha veramente, diciamo, sconvolto il panorama delle rappresentazioni classiche dell'Edipo, perché fatto il femminile e con lo stile, la capacità nata dal lavoro di ricerca che la Guidi sta portando avanti ovunque da anni sulla voce e sulla voce femminile. Rende questo spettacolo un qualche cosa di unico. È una sera solo, il 20 ottobre, invito tutti a venirlo a vedere. Dopo lo spettacolo ci sarà un incontro anche qui sul palco con Andrea Porcheddu, con Paolo Randazzo, che è il critico di Stati Generali che viene apposta dalla Sicilia per vedere lo spettacolo e per parlare con il pubblico. Ora io provo. A Genova, nell'ambito del Festival dell'Eccellenza al femminile fino al 9 novembre, abbiamo scelto lo spettacolo Edipo Re di Sofocle, esercizio di memoria per quattro voci femminili in scena al Teatro Nazionale il 20 ottobre con Chiara Guidi. Tu, solleva la città. Tu, libera la città. Flagella, la città. Sulla scena di Edipo Re è posto il problema di Edipo stesso, il fatto di voler indagare ogni parola, perché solo nella parola lui, Edipo, scopre la verità del suo destino. Ma ciò che cerca non è comprensibile, perché in realtà è lui stesso l'enigma. Quindi, sulla scena di Edipo Re, in realtà c'è la parola messa in bocca a quattro attrici. Che se lo si deve, io ora. Non hai capito ancora. Contro di me il destino prepara qualcosa. Dico che sei tu l'assassino che cerchi. Sono io Ripetilo, che ho mi è prestato il chiaro. cielo. Devo dirti altro. Le protagoniste sono quattro donne. Perché femminili? E perché non c'è la distinzione dei personaggi maschile e femminile? Perché quello che viene raccontato è il dramma di Edipo, che volendo indagare ogni parola, tuttavia, non riesce a conoscere la verità del proprio destino. Infatti, ogni volta che viene raccontata la storia di Edipo, si sente la necessità di ricominciare da capo il racconto. Per cui le donne, che sono coloro che affidano la parola al suono della loro voce, sono anche le donne che trasmettono il linguaggio al figlio, quindi sono depositarie di una memoria della lingua. Vuoi segnarti ancor più? Destino gravoso. Il racconto si svolge secondo la linea narrativa scritta da Sofocle. La forma romanzata di questa tragedia in realtà lascia aperto continuamente le domande che vengono poste. Innanzitutto è già Sofocle, il primo grande detective della storia, costruisce questa tragedia senza far vedere tutto quanto è accaduto prima delle parole che vengono raccontate. È una tragedia senza immagini che si basa solo sulla parola. Quindi in scena si vedranno quattro donne che raccontano questa storia in base ad un andamento timbrico e tonale compositivo, perché è la voce che permette alla parola di nascere e non è il contrario, cioè la parola che dà vita alla voce. E senza saperlo convivi nel modo più infame con chi ti è più caro. Ciao. E non vedi il male in cui ti trovi. Ciao. A fine spettacolo ci sarà un incontro dibattito sul palco, naturalmente con l'autrice e attrice Chiara Guidi,
con Andrea Porcheddu, drammaturgo del Teatro Nazionale di Genova, e Paolo Randazzo, critico di Gli Stati Generali, che arriva apposta dalla Sicilia per seguire questa rappresentazione. Chiudo qui questo nostro sesto appuntamento TGFF, ringraziandovi per l'attenzione. Ci vediamo giovedì alle 17 alla Biblioteca Universitaria Via Valli e naturalmente venerdì 20 ottobre alle 20:30 al Teatro Duse per Edipo Re di Sofocle, esercizi di memoria con 4 voci femminili. Non mancate, buona giornata, un saluto da Franco Licciardi.